La nostra vita era fatta così, di arrivi e partenze. Bastava anche una semplice passeggiata insieme per compensare tutto. Una frase toccante, ricca di significato, quella che Giampaola, la moglie di Franco Anellino, il 53enne ex allenatore e preparatore dei portieri, scomparso giovedì scorso in un incidente stradale alle porte di Aprilia, ha pronunciato oggi pomeriggio durante i funerali nella gremitissima chiesa di San Paolo a Gaeta. Un angelo dal cielo che veglierà su di noi, ha aggiunto il parroco Don Stefano Castaldi. Tanti personaggi del mondo del calcio che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Franco, a cominciare dal tecnico ed ex centrocampista della Juve e della Nazionale, Antonio Conte, che aveva condiviso con Anellino le esperienze con il Siena, il Bari e l'Atalanta, quest'ultima rappresentata dal direttore sportivo Carlo Osti e dal portiere Nando Coppola. E poi il portiere del club pugliese Jean-François Gilet ed il difensore Andrea Masiello, che hanno portato a spalla, insieme con l'ex preparatore atletico della Juve, Giampiero Ventrone, e altri giocatori, la bara ricoperta da magliette e gagliardetti del Gaeta, del Formia, della Don Bosco e di altri club laziali e campani, presenti con tecnici, dirigenti e calciatori fino al cimitero di Via Garibaldi.